regionale. E dunque, visto che qui abbiamo l'onorevole Sandro Gozzi che appunto si occupa delle politiche europee, che cosa chiederesti tu come strumenti per poter amministrare la regione in modo positivo per, dall'Europa, insomma, da questo, cioè un cambiamento in positivo che tu potresti usare per, come amministratore? Noi come Liguria gestiamo i fondi europei per l'agricoltura, per lo sviluppo delle imprese, dell'innovazione e della ricerca e i fondi che riguardano le competenze delle persone, la scuola, la formazione, l'università, quindi l'orientamento, il contrasto alla dispersione scolastica che è troppo alto in questa provincia. All'Europa noi chiediamo ascolto e chiediamo sinergie. C'è un tema importante che è quello della sburocratizzazione anche dei fondi europei. Noi italiani pensiamo che la burocrazia sia un male tutto nostro. Quando ci rapportiamo con Bruxelles abbiamo invece grandi difficoltà perché spesso le stesse valutazioni dei progetti, le rendicontazioni di chi lavora sono evidentemente complicate. La seconda questione, a Gozzi dico aiutateci, aiutiamoci insieme, mi pare che con il governo in questa fase ci sia una grande collaborazione con le regioni, con i comuni, le regioni sono gli attuatori dei fondi europei, abbiamo dei PON nazionali e dei PON regionali, aiutateci a spendere i fondi europei, la Liguria lo fa al 100%, quelli strutturali, ma certamente se penso all'innovazione e alla ricerca la difficoltà è straordinaria, perché la cultura italiana è una cultura che poco si concilia con la capacità di seguire i lavori europei e quindi poi di realizzare su obiettivi specifici e forti, di forte impatto sull'economia che l'Europa ci indica. Possiamo collaborare insieme perché i fondi europei diventino la risorsa sostanziale e possiamo collaborare per, dividendoci le attività. In questo momento ci sarà un PON nazionale sulla scuola, l'edilizia scolastica, una delle materie che io seguo. Abbiamo chiesto al governo di poter collaborare sulla pianificazione, il rischio è che i comuni ristrutturino ad esempio scuole o facciano scuole per, sperando di attrarre studenti, in realtà poi i bimbi non ci sono. Abbiamo quindi alcuni terreni di collaborazione molto forti, le infrastrutture, guardate in questa provincia, è inutile dirlo, ci sono dei gravi ritardi, la provincia non è riuscita a costruire l'ATO sulla gestione dell'acqua e quindi della depurazione delle acque. Abbiamo qui a fianco la discarica, la distribuzione, la raccolta, l'utilizzo di tutto il ciclo dei rifiuti trova Imperia in uno straordinario ritardo. Più complessivamente il trasporto pubblico, tema delicato per tutta Italia, per la Liguria, con grandissime difficoltà anche recentemente si è visto nella provincia di Imperia. Allora, governo e regioni possono lavorare bene per utilizzare i fondi ognuno su pezzi dei bisogni del nostro territorio. Credo che questo sia non solo un auspicio, siamo nel momento in cui la Regione ha mandato, entro il 22 luglio dovevamo farlo, i nostri piani attuativi e perché tanta importanza ai fondi europei. Dal 15 fino al 20-21 saranno gli unici soldi che noi potremo spendere per lo sviluppo del nostro territorio, infrastrutture, formazione, sostegno alle imprese, ampliamento dei terreni a cui poter sviluppare le politiche dell'agricoltura e sono evidentemente i fondi a disposizione perché la spending review ha tolto tutte le altre risorse a disposizione.
della nostra regione. La richiesta, ma so di trovare un confronto molto positivo, è quello di collaborare. Troppo spesso la TV gioca a far vedere che la politica e le istituzioni litigano. Devo dare atto a questo governo che c'è colloquio, c'è dialogo, c'è collaborazione, non è solo quello che appare in TV la cosa vera, e noi sotto questo profilo siamo contenti di poter lavorare insieme individuando obiettivi concreti, realizzabili, e poi metterli in campo e arrivare all'obiettivo con i nostri fondi europei. Grazie, grazie assessore. E adesso all'onorevole Sandro Gozzi vorrei chiedere, niente, siamo nel semestre europeo italiano, quindi è un momento molto importante. Che cosa si aspetta l'Italia, che cosa ti aspetti tu di portare a casa per i nostri amministratori di utile e di concreto? Grazie, grazie a tutto, buonasera e buon appetito a tutti. Io sono molto contento di essere qui alla vostra festa, e credo che dobbiamo usare al massimo questa opportunità che ci viene data dal semestre. Il semestre non sono 6 mesi di passaggio, sono 6 mesi di 5 anni di cambiamento, in cui noi vogliamo cambiare l'Unione Europea, vogliamo cambiare profondamente alcune politiche dell'Unione Europea, a partire proprio dalla politica di crescita, dalla politica di sviluppo e dalla politica di creazione di posti di lavoro. Per questo, su questo programma noi abbiamo preso alle elezioni europee 11 milioni di voti. Grazie ai vostri voti e grazie ai voti che tanti italiani, la fiducia che tanti italiani ci ha dato, noi oggi non siamo solo il governo che presiede per 6 mesi il Consiglio dell'Unione Europea, siamo anche il partito più forte in Europa. Non c'è nessun partito in Europa che abbia preso in termini di voti assoluti gli 11 milioni di voti che ha preso il Partito Democratico. Siamo la prima delegazione in Parlamento nel gruppo dei socialisti e dei democratici, quindi questa volta dipende molto da noi, non anche da noi, ma dipende molto da noi il riorientare l'Europa per metterla al servizio delle esigenze dei territori, dello sviluppo dei cittadini. Per noi la politica di crescita, la politica di investimenti pubblici e la lotta contro la disoccupazione, innanzitutto dei giovani, sono le grandi priorità che già siamo riusciti a inserire nel programma di lavoro della nuova Unione Europea, perché noi abbiamo ottenuto che tutti i capi di Stato e di Governo facciano della crescita la vera priorità, ma questo non solo come parola, ma con i fatti. L'Europa svilupperà un grande piano di investimenti pubblici, il nuovo Presidente della Commissione Europea si è impegnato a farlo, un piano di investimenti pubblici di 300 miliardi che dovrà imporre le basi per una crescita solida agendo nei settori che sono i settori chiave per una strategia di sviluppo nei prossimi 5-10 anni dell'Europa. Le infrastrutture nel settore dei trasporti, e credo che certo nel nord-ovest dell'Italia, in questa parte di Europa, c'è ancora molto da fare per quanto riguarda le infrastrutture nel settore dell'innovazione e delle telecomunicazioni, l'agenda digitale, che vuol dire essere migliori cittadini, perché vuol dire riformare e rendere più utile al cittadino l'amministrazione pubblica, ma anche creare delle opportunità per il commercio elettronico, creare piccole e medie imprese nel settore dell'innovazione tecnologica, le infrastrutture dell'energia, un obiettivo fondamentale che noi vogliamo perseguire è fare una politica dell'energia comune europea per abbassare i costi dell'energia, perché soprattutto per le famiglie, ma soprattutto per le imprese, l'alta energia, i costi dell'energia sono talmente alti che rendono uno svantaggio competitivo enorme per le piccole e medie imprese italiane rispetto a quelle a 50 km, basta vedere il prezzo dell'energia in Italia, il prezzo dell'energia in Francia per capire come la riduzione dei costi dell'energia debba essere una priorità assoluta. Vogliamo fare delle cose concrete, vogliamo mettere l'Europa, che è oggi su un binario morto dal punto di vista della crescita, su un binario morto dal punto di vista della creazione di posti di lavoro per i giovani, vogliamo rimetterla su un treno ad alta velocità, e del resto i treni ad alta velocità sono una grande realizzazione dell'Europa. Vogliamo che altre politiche dell'Europa siano di successo come i treni ad alta velocità, e questo vuol dire fare innanzitutto qualcosa di immediato per quanto riguarda la lotta contro la disoccupazione giovanile. Sapete che l'Europa darà all'Italia, grazie al nostro impegno, 1 miliardo e 100 milioni per la garanzia giovani, per dare un'opportunità
ai giovani che oggi non studiano, non lavorano, non sono in formazione professionale, e questo è qualcosa che è già in corso in tutte le regioni italiane. Vogliamo rendere permanente questo programma e vogliamo fare altre misure per facilitare l'apprendistato, per facilitare la creazione di imprese di giovani a partire da quei settori come le energie rinnovabili, come l'innovazione tecnologica, in cui c'è futuro. Tutto questo vogliamo farlo impostando le politiche dell'Unione Europea in questi 6 mesi, guardando ai prossimi 5 anni. Ma questo non basta. Noi crediamo che l'Europa, per tornare a essere qualcosa che si fa ascoltare, che i cittadini sentono loro, debba tornare ai diritti fondamentali, debba tornare ai valori fondamentali. E la tutela dei diritti fondamentali, un meccanismo delle politiche europee di tutela dei diritti fondamentali, devono essere la priorità che l'Italia porta all'Europa. All'interno di questo c'è la politica dell'immigrazione, c'è la politica dell'asilo. È evidente che oggi tutti quanti paghiamo il costo della non Europa nella gestione delle frontiere comuni, nell'assenza di una politica di immigrazione, nell'assenza di vere politiche di diritto d'asilo comune. Questo è un lavoro che ha molti ostacoli, che richiede tempo, ma del resto l'abilità della politica si misura dalla capacità di affrontare e superare questi ostacoli, dalla determinazione a farlo, e noi siamo determinati a cambiare l'Italia attraverso il processo di riforme che voi conoscete, la prima delle quali è quella del Senato, perché se l'Italia e se la politica dimostra di non essere capace di riformare se stessa, non ha nessuna credibilità nel momento in cui parla di riformare il mercato del lavoro, di riformare la pubblica amministrazione o di riformare l'Europa. Quale credibilità potremmo avere noi che vogliamo cambiare l'Unione Europea, che vogliamo riformare l'Unione Europea? Quale credibilità possiamo averla se ci dimostriamo incapaci di riformare noi stessi, se anche qualcosa che dipende solo dalla politica romana, cioè riformare ad esempio il Senato, non siamo capaci di farlo? Questo è il test di credibilità. È un test di credibilità perché se noi riusciamo a dimostrare che siamo in grado di riformare noi stessi, siamo in grado di riformare l'Italia, avremo più forza e più credibilità in quel semestre per impostare diversamente anche le politiche dell'Unione Europea. E certamente la crescita, la creazione di posti di lavoro, i diritti fondamentali, l'immigrazione e l'asilo sono delle questioni che possono essere veramente affrontate solo nella dimensione europea, ma la dimensione europea che deve tornare ad essere veramente efficace lavorando con i territori. Ecco perché stiamo sviluppando una nuova strategia di sviluppo territoriale, una nuova strategia di utilizzo dei fondi strutturali. Siamo assolutamente determinati, lo diceva l'assessore prima, a lavorare a stretto contatto con i territori e con le regioni. L'Agenzia per la coesione territoriale deve fare in modo che nel prossimo ciclo di programmazione in tutte le regioni accade quello che è accaduto nella regione Liguria, cioè usare al 100% i fondi strutturali che abbiamo a disposizione. Bisogna assolutamente che nel nuovo ciclo quelle poche risorse che sono al servizio dello sviluppo siano veramente utilizzate appieno. E per questo vogliamo formare gli amministratori locali, perché non può ancora accadere che i polacchi facciano le autostrade con soldi che potevano essere utilizzati per la Salerno-Reggio Calabria. Non è che a me dispiace che i polacchi abbiano nuove autostrade, mi dispiace che lo facciano con soldi che gli italiani non sono stati capaci di utilizzare. Questo è inaccettabile e noi non lo accetteremo, tanto che da una parte formeremo le amministrazioni perché devono imparare a usare meglio i fondi a loro disposizione, dall'altra interverremo direttamente. Se alcuni territori, alcune regioni nel prossimo ciclo, che siano a nord, che siano a sud, non ci interessa, non saranno capaci di utilizzare i fondi per i cittadini, per le imprese, per lo sviluppo, faremo noi quello che le regioni non sono state capaci di fare, intervenendo direttamente con l'Agenzia di coesione territoriale. Questo è il nostro impegno, è un impegno che è molto importante perché possiamo tornare ad essere leader in Europa. Abbiamo una grande occasione come Italia, perché abbiamo ritrovato influenza politica, abbiamo ritrovato credibilità, abbiamo ritrovato rispetto, abbiamo ritrovato attraverso il Presidente del Consiglio un leader che è rispettato e che può parlare ai suoi omologhi guardandoli negli occhi alla stessa altezza, a partire da Angela Merkel. Beh, credo che, dato che possiamo vincere questa partita, perderla sarebbe una colpa imperdonabile, e noi abbiamo tutta l'intenzione di vincerla nel nostro interesse e nell'interesse soprattutto degli italiani che ci hanno dato tanta fiducia in questi giorni e che meritano un'Italia e un'Europa migliore. Grazie, mi sembrano delle buone prospettive. Ora
mi sposto perché vorrei fare una domanda al nostro sindaco Alberto Biancheri. Allora, sindaco, so che è stato, cioè l'inizio non è mai facile, quindi l'inizio, cioè è cominciato da poco così. Se tu avessi una lampada di Aladino in mano e uscisse l'onorevole Sandro Gozzi e l'assessore Pippo Rossetti, che cosa chiederesti a loro? Hai un desiderio per ognuno di loro? Ma io gliela chiederei anche senza lampada, nel senso, perché in realtà qualche richiesta c'è, nel senso, anche perché giustamente parliamo di Europa, parliamo di Parlamento, parliamo di nazione, parliamo di regione, però in realtà Sanremo oggi chiede una cosa che poi non si discosta molto di quello che stava dicendo l'onorevole, nel senso, anche noi oggi abbiamo delle risorse che potremmo, vuol dire, spendere per fare, vuol dire, delle opere pubbliche, in realtà noi oggi non possiamo farlo perché siamo costretti per una legge diabolica a rispettare un patto di stabilità. Ecco, io questo, ovviamente la richiesta non è quello di non, voglio dire, di togliere il patto di stabilità, ma però perlomeno di dare la possibilità a Sanremo, che oggi rispetto ad altre città viene penalizzata proprio per questo, per un discorso che nel 2009-2010 le entrate del casinò erano, voglio dire, all'interno del nostro bilancio comunale. Dunque oggi per queste entrate che c'erano del casinò il patto di stabilità per il comune di Sanremo è più alto di circa 7-8 milioni di euro e per questa ragione siamo qua a discutere, stiamo qua guardando come poter uscire da questo impasse, se no siamo obbligati a alienare degli immobili del comune. Ecco, questo secondo me è una cosa penalizzante e ingiusta per Sanremo, perché Sanremo oggi ha delle risorse che può spendere. Io dunque colgo questa occasione avere qua l'onorevole, avere anche qua l'assessore Rossetti, di dire aiutateci, perché giustamente il PD oggi ha un ruolo importante per tutta l'Italia e Sanremo ha bisogno di una mano concreta. Da parte nostra stiamo lavorando all'interno con il PD, con il nostro vice sindaco, con l'assessore Pirreri, tutti gli altri presenti, che qua stasera ci sono tante altre, vuol dire, persone che ci hanno accompagnato in questa bellissima serata, e ovviamente abbiamo dei termini importanti. Prima si faceva un riferimento all'8-6, al discorso dei rifiuti. Per noi sarà un appuntamento importantissimo perché a fine anno scadrà l'appalto e su questo siamo già, come si vuol dire, stiamo lavorando per dare delle prospettive diverse. Sicuramente l'obiettivo è quello di aumentare, di alzare il livello della differenziata, perché non è solo una questione ecologica ma anche una diminuzione di costi. Poi stiamo affrontando tantissimi altri temi, però il nodo è quello proprio sul bilancio, perché comunque noi al di là di tutto abbiamo bisogno di un intervento da parte del Ministero, abbiamo bisogno di un intervento di statici vicini, perché in questa maniera diamo una mano a Sanremo ma diamo soprattutto una mano a questa città di poter crescere, perché le risorse ci sono, la volontà politica c'è, state vicini e questo per noi è importante. Buonasera a tutti e grazie. Grazie sindaco. E sì. Allora facciamo ancora un giro, lasciamo a... Al sindaco fa riferimento al patto di stabilità, che non so se tutti abbiano chiaro cos'è, ma comuni, province, regioni e governo hanno subito una firma fatta da Berlusconi, per cui ci hanno imposto a ciascuno un limite di spesa. Se un comune o una regione hanno più soldi di quelli che possono spendere, li tengono in banca. E questo impedisce di fare gli investimenti e quindi mettere a posto le scuole, mettere a posto le discariche, le strade e quanto altro un comune, una provincia hanno bisogno. Nel 2013 la Regione Liguria ha ceduto patto, cioè ci siamo ridotti il nostro tetto di spesa, perché per le regioni si calcola in modo diverso e quindi avevamo più respiro di spesa e lo abbiamo concesso ai comuni, 100 nel 2013, 160 milioni nel 2012, e il comune di Sanremo ha avuto un grande aiuto negli anni scorsi. Quest'anno, caro Gozzi, il governo e l'ANCI, se devo essere sincero, cioè l'associazione dei comuni, hanno imposto che l'obiettivo di patto che la regione può cedere ai comuni si fermasse a febbraio e noi non abbiamo all'inizio dell'anno, come dire, le idee chiare su quanto potremmo cedere. Abbiamo aperto una discussione,
stiamo cercando di utilizzare possibilità di spesa che i comuni liguri hanno, ma alcuni non hanno soldi, perché il comune di Imperia è un comune grande, un comune che ha possibilità, il comune di Sanremo è un comune che ha molto più risorse, il comune di Sanremo col casinò ed essendo un comune turistico, come pensate ai piccoli comuni in montagna dove non hanno i soldi e quindi, come dire, spesso non hanno il problema del rispetto di patto. Noi vorremmo aprire anche con il governo la finestra di termine, perché siamo convinti di poter entro fine anno concedere qualche decina di milioni di euro ai comuni. Quindi anche questa è una possibilità che la Regione mette a disposizione dei comuni, avremo l'opportunità di agire meglio se anche il governo concedesse questo. Secondo punto, bisogna rivedere assolutamente i criteri con cui si sono distribuiti i risultati di patto, cioè quanti soldi si possono spendere, perché per alcuni comuni come questo evidentemente il calcolo fatto su entrate storiche è un calcolo punitivo. È cambiato il mondo, è cambiato il turismo, sono cambiate le economie, abbiamo mantenuto gli stessi criteri. Noi ci aspettiamo dal governo Renzi anche questo. Sulle scuole è stato già fatto un miracolo, sono state date ai comuni le possibilità di spendere i soldi che hanno fuori patto. Avremo bisogno, per Sanremo sarebbe utile, che fossero anche le spese per gli eventi come quello dell'alluvione, cioè gli eventi straordinari che sono calamità naturali non prevedibili, avremo bisogno che anche quelle spese fossero tolte dal patto, perché se io posso spendere poco e mi viene giù una montagna sul comune, capisce anche un bambino che questa cosa da utile diventa stupida, e noi abbiamo la necessità di togliere dalla nostra pubblica amministrazione le cose che proprio non hanno senso come questa. Siamo ottimisti, caro sindaco, e entro l'inizio delle ferie noi manderemo una mail a tutti i comuni per riaccertare qual è il bisogno di patto, per poi andare anche dall'amico Gozzi e non solo da lui a dire: ma se noi abbiamo questa necessità e la possibilità che la Regione aiuti i comuni, non capiamo perché dobbiamo mettere la tagliola a febbraio. Sì, non devo risponderti? No, non aggiungere, basta così, non c'è bisogno di aggiungere nulla, anche perché siamo visti in bilaterale. Innanzitutto questo governo ha invertito la rotta rispetto alle regole del patto di stabilità, perché, come ricordava l'assessore, siamo il governo che ha permesso un intervento straordinario con l'edilizia, con le scuole nuove, con le scuole belle, con le scuole sicure, cioè ha permesso finalmente innanzitutto di fare qualcosa che è sacrosanto, cioè che i nostri figli quando siano a scuola siano sicuri, non solo sicuri di imparare e bene, ma sicuri che non gli crolli il tetto addosso. Purtroppo voi sapete la tragedia che è avvenuta più volte nella nostra Italia di scuole che sono crollate. Ecco, gli interventi per l'edilizia scolastica è già un primo intervento del governo Renzi fuori patto, che dimostra come noi le assurdità del patto di stabilità le vogliamo cambiare per rendere il patto più intelligente, lo vogliamo cambiare anche studiando, e io mi sono preso l'impegno col sindaco di verificare un aspetto che, sul quale mi sembra che si debba fare qualcosa. Ne parlerò certamente a Roma col ministero competente per venire incontro a alcune esigenze del patto di stabilità di Sanremo, per una nota vicenda che era anche sul giornale, regionale, che leggete molto da queste parti di stamattina, per quanto riguarda la questione del computo dei flussi del casinò. Quindi certamente c'è l'impegno, anche perché tra l'altro i sindaci hanno una sicurezza con questo governo, che chi governa conosce il lavoro di sindaco, dato che il Presidente del Consiglio è stato sindaco di Firenze, lo sappiamo tutti, dato che è stato segretario al Presidente del Consiglio Graziano Del Rio ed è stato un ottimo sindaco di Reggio Emilia, che ha dimezzato il debito pubblico ma anche è all'avanguardia mondiale per gli asili nido e per le scuole. Quindi questa volta in questo governo ci sono degli amministratori che conoscono benissimo le esigenze del territorio. Il compito che mi hanno dato Renzi e Del Rio è quello di lavorare a livello europeo,
per modificare il patto di stabilità e di crescita, per renderlo più intelligente, per applicare in maniera più intelligente e più al servizio della crescita il patto di stabilità e di crescita europeo, perché quella è un'altra risposta del problema. Sono degli aspetti che possiamo affrontare a livello locale. C'è un'impostazione di fondo invece che è stata unicamente rigorista e che per la quale tutte le pecore sono nere, quindi tutta la spesa è uguale, che ha impedito veramente di fare buona amministrazione, di fare sviluppo a tanti paesi tra cui l'Italia. Ecco, il nostro impegno è, nel momento in cui si dice che il patto deve essere applicato in maniera più intelligente, nel momento in cui si dice che deve essere applicato al servizio della crescita, è chiaro che dobbiamo lavorare anche per calcolare in modo diverso le spese che sul territorio sono al servizio dello sviluppo di cittadinanza dell'impresa o le spese correnti. E questa è la battaglia che stiamo facendo, una battaglia che ha già avuto un momento importante a fine giugno, perché si è detto che il patto di stabilità e di crescita va applicato facendo il miglior uso possibile della flessibilità. Noi vogliamo lavorare anche sul tema almeno dei cofinanziamenti nazionali, regionali e territoriali dei progetti europei, che devono essere o scomputati dal patto, comunque tenuti conto, inseriti nel calcolo delle spese pubbliche e debito pubblico in maniera diversa. Quindi siamo perfettamente consapevoli del fatto che da una parte occorre certamente migliorare, premiare, garantire la stabilità e la buona amministrazione, dall'altra sono delle assurdità con le quali si scontrano come un muro i nostri amministratori locali, e siamo impegnati per venire incontro a queste esigenze, a partire da quella che il vostro sindaco mi ha prospettato appena sono arrivato a Sanremo. La prima cosa che ho conosciuto di Sanremo sono i problemi del patto di stabilità, il benvenuto che mi ha dato. Io spero di ricambiarlo con un benvenuto o bentornato portando delle buone notizie. Non le garantisco, ma certamente c'è l'impegno, e del resto il fatto che noi membri del governo giriamo l'Italia anche il weekend a incontrare gli amministratori, a incontrare voi cittadini e a parlare di queste, serve anche perché spesso i problemi si risolvono anche conoscendo le realtà territoriali, guardando in maniera molto specifica quali sono le criticità per affrontare e cercare di risolverle. Grazie. Benissimo, grazie onorevole. Adesso passo la parola a Pietro Mannoni per le conclusioni. Grazie Monica, ma più che conclusioni io voglio fare un ringraziamento ai nostri ospiti che questa sera ci onorano la loro presenza, e mi sembra di scorgere anche un filo conduttore tra quello che si diceva ieri sera. Nella serata di ieri abbiamo fatto il primo dibattito della Festa dell'Unità di Sanremo. Ecco, ieri sera parlavamo di come il Partito Democratico alle elezioni europee del mese scorso sia riuscito a sconfiggere la paura con il suo programma, il suo progetto, con le donne e gli uomini che si sono candidati per le elezioni europee, con la spinta che viene dal governo nazionale guidato da Matteo Renzi. Siamo riusciti in un'impresa importante, che è l'impresa appunto di, in un paese come l'Italia, in un momento difficile, di crisi economica, di difficoltà complessive, ha vinto il Partito Democratico, un partito che proponeva un programma di rilancio, un programma di speranza, e in questo modo sono state battute le forze della paura. In altri paesi europei queste elezioni europee non sono andate in questo modo, in Italia sì. È la prima volta, credo, che nel nostro paese, in un momento di difficoltà, si sceglie di guardare in positivo. Beh, un bel messaggio di speranza, e questa sera, diciamo, con quello che avete detto, che come dire, è entrato nel tema, diciamo. Ieri abbiamo, come dire, parlato di questo messaggio di speranza, e oggi diciamo che i nostri rappresentanti nelle istituzioni più importanti hanno proprio questo tipo di approccio, cioè affrontare i problemi ascoltando quelli che sono le esigenze della cittadinanza. Poco alla volta si riesce a risolvere tutto, bisogna avere questo approccio positivo. Io credo che tutti insieme ci riusciremo. Quindi vi ringrazio, ringrazio tutti voi che ci avete ascoltato, buona festa, buona serata a tutti. Thank you.